Tra poco riceverà il trofeo, ricordiamo la seconda corsa di questo Gran Premio d'Europa all'ippodromo della Ghirlandina di Modena, un Gran Premio che vedrà 9 corse. Sì, eccoli i proprietari del cavallo vincente, Giulio Luppi invece per il commento tecnico e la premiazione da parte della società modenese Fiere Corse e Cavalli. Prego, consegniamo la coppa al driver, eccolo qua, un applauso da parte del pubblico che è presente e quelli che hanno puntato sul cavallo vincente, beati loro, e gli altri ovviamente sarà per la prossima corsa, insomma speriamo vada meglio. Allora grazie ovviamente per il commento tecnico invece a Giulio Luppi, le interviste, prego. Allora Roberto, pronto? Roberto, complimenti per la vittoria con Zarevich Blessid, tra l'altro ho visto il tempo adesso ufficiale, 1:13:03 sul doppio chilometro, penso che sia record anche per Zarevich. Questo ci porta già direttamente al Premio Unione Europea. Cosa bisogna fare per vincere? Che tempo secondo te bisogna fare? Se fa 1:13:03 Zarevich Blessid, cosa farà Zakhon Joe? Penso che trotterà 1:11. Vediamo. 1:11 sul doppio chilometro? Sì, penso di sì. Quindi hai molta molta fiducia, diciamo. Sì, sicuramente. Benissimo. Grazie Roberto e complimenti.